Siamo tornati su Enlisted, lato tedesco. La modalità non mi fa impazzire, però vediamo cosa ne viene fuori. Prima di tutto, andiamo a giocare il nostro Panther G, anche se l'equipaggio devo dire che è messo abbastanza bene. Già si vede dal livello stesso dell'equipaggio, una stella, una stella, una stella. Insomma, è un po' da rivedere, però ho cercato di distribuire le mie risorse economiche anche sugli americani e sui giapponesi nel tempo, quindi mi perdonerete se non è tutto quanto al massimo. Allora, senti, noi dobbiamo fare una cosa. Prima di tutto una bella visuale del nostro capocarro con la sua mitragliatrice. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Panther G, devo dire che tutto sommato è un'unità che mi piace. L'abbiamo vista in gameplay passati e vorrei un attimino anche fare il punto della situazione per quanto riguarda le squadre tedesche. Qui ci troviamo con un BR di 5, quindi non da poco. Le armi, devo dire che tutto sommato abbiamo le FG42 che ci tengono a galla, e tutte le altre bisogna sbloccarle, né più né meno. Senti, io sì, vorrei andare da questa parte, se fosse possibile. Una strada un po' alternativa, come sempre. Facciamo attenzione a non finire nella trincea lì. Opla, opla. Allora, one moment. Ok, so che state là. Poca roba. So dove si mettono i carri armati loro, però vorrei un attimino tenere d'occhio questa zona quanto sia possibile. Solito proiettile HE che, insomma, non ci soddisfa. La ricarica ovviamente è abbastanza elevata rispetto ad altri carri, quindi non possiamo spammare quanto vogliamo. TNT, grazie della copertura, grazie della copertura, grazie della copertura. Non si può provare a fare nulla, guarda. Andiamo con la squadra lanciafiamme, pazzesco. Pazzesco, squadra completamente zero copertura. Vabbè, fa nulla. Andato giù. Ma volete coprire? Ma porca di quella miseria. Situazione un po' complicata, un po' troppo già. Ce l'avevo davanti a me. Non so quanto posso ancora tenere la posizione da solo comunque. Perché la squadra non mi sembra molto, molto capace di rimanere su. Proprio per niente. Mettiamo la squadra. Andiamo magari anche sulla destra. Qua ci serve un'idea. E alla svelta. Ok. Sì, però se non sfruttiamo il bombardamento a nostro favore per avanzare, e facciamo veramente cavoli oggi. Facciamo veramente cavoli. Al momento non stiamo brillando, hanno un cannone da 85, quindi c'è un T-34. Va bene.
Bravo. E copritemi! Zero copertura. Zero copertura, fra, zero copertura. Io ho capito dove stanno, ma... Dove entrano? Piaciuta questa? Piaciuta questa? Preso. Scusate se parlo poco, sto provando a concentrarmi vagamente. Ready Point sta fatturando, Caro armato là. Eccolo lui. L'artiglieria che penetra. Ma ragazzi, mi è assurda le volte. Alle volte non capisco. Andiamo di nuovo col caro armato che è la prima volta. Effettivamente ci eravamo avvicinati un po' troppo. Siamo tutti d'accordo. Però un po' di copertura. Un po' di... chiedo troppo. Vedi il caro armato? Dagli un po' di copertura. Santa pazienza. Mettiamo già visuale cannone, dai. Affrontiamo il nemico. Bravo. Avanziamo. Andiamo più per vie centrali. Dove non arriva il cannone, arriva la mitragliatrice. Non vedo nessuno al momento. Diciamo che avere la visuale sul cannone non è malvagio come idea, perché alla fin fine siete già pronti a sparare eventualmente. Ragazzi, però dovete un attimino darvi una regolata, Dovete darvi una regolata. Sono due volte col caro armato che facciamo schifo. Caro armato, oggi non ci siamo. Ci siamo, eppure ci sono i nostri, guardali là, li vedi? Diciamo sempre le stesse cose. Che fastidio, guarda. Metti tu rally point, bravo. Si pusha? Pushatina? Guarda, non lo so veramente. Non so veramente cosa dire. Non so veramente cosa dire.
L'FG-42 avrà anche... Mettila. Veloce, veloce. Dove andate? Dove volete andare? Vedevi qua. Ne ho beccato uno! Cattivi con il lanciafiamme in faccia proprio. Preso. Questa è stata bella. Non l'ho fatto scappare. Bella, nulla di complicato. So che ci sei. Lancia fiamme in testa. In faccia proprio, fra. Veloci. Sapevo io che dovevate morire. Mi dissocio da quello che ha detto. Diciamo che li stiamo beccando tutti. Allora, va bene, vabbè, doveva succedere questa. Non stiamo giocando male con la 42. L'FG-42 si fa sentire comunque. La verità si fa sentire anche tanto. Stiamo facendo... Dove cavolo sta? Sta là. Stiamo facendo un po' di danni. E dai, sul più bello mi deve ricaricare. Sto lurido. Sul più bello mi ricarica. C'è un carro armato. No, scontro con il carro armato. Lo stiamo perdendo, lo sai. Andiamo con l'anticarro. Abbiamo perso molti scontri. Bravo, ha fatto un sacco di punti questo mo. Chiamata di artiglieria. Te la chiamo là, dai. Magari becco qualcosa. Cavolo. Meno male che era alleato. Era nostro. Altrimenti la bomba a quella distanza mi avrebbe ucciso. Abbiamo perso uno però. Mi ha visto. È riuscito a seguirmi con la mitragliatrice. A questa distanza non penso di riuscire ad essere. Vabbè. No, mi ha visto. Ti ho preso in pieno. Non ho neanche alzato. Non ho cambiato. Non ho neanche cambiato l'alzo. Vabbè, qua l'ho mancato alla grande. Ho mancato veramente alla grande. 564. Una partita che sinceramente non saprei come definire. Attualmente non saprei definire una partita del genere, perché non stiamo giocando male a terra. Alla fine qualche kill carina l'abbiamo fatta. Inefficace con i carri armati. Con il Panther G. Col Panther G veramente inefficaci. Vediamo se arrotondiamo un po' il punteggio distruggendo. Che cavolo sta? What?
Era indicato. Stava qua. Dove cavolo è finito? Non l'ho visto. Non possiamo andare con il carro armato. Non abbiamo neanche un rally point. No, invece no, scusate, ce l'abbiamo un rally point. Squadra. Andiamo da questa parte. Raga, dobbiamo un attimino iniziare a concretizzare, 514. Insomma, iniziamo a fare due conti. Non è che c'è qualcuno sopra, vero? Che sta cecchinando come un lurido. Sicuramente, ho perso proprio quello che mi serviva, tra l'altro. Odio mettere la bomba io, mi piace dare copertura. Dammi copertura, dai, datemi copertura. 489. Veloce. Addirittura l'abbiamo piazzata noi per intero. Da dove cavolo arrivano? Cercando di spostare la squadra perché là non mi piace. Guarda, 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 guarda sopra sta, guarda sopra. Hai visto che si mette sopra? Perfetto. Diamo copertura. Buttali via, 150 punti. Sono tutto sommato. No, ma ho giocato male col ho giocato malissimo. Ho giocato veramente male col carro. Però l'FG42, ma possiamo dirci che è un'arma terrificante. E mi piace tanto. Ti avevo visto e tu mi avevi visto. Forse è l'ultima possibilità per giocarlo. Vediamo, un altro Panther G, andiamo. Siamo stati proprio inefficaci. Anche il bombardamento su quella, diciamo, su quella, su questo spazio centrale ci poteva stare. E invece non è arrivato nulla. C'è da dire che anche loro hanno sofferto utilizzando i carri armati. Quindi, vabbè, alla fin fine. Lo sapevo io che doveva succedere sta cosa, mo. Perché io lo sapevo. So che stai là. Ti vedo, ma sta lì, vero? Cavolo di carcassa. Avete visto? Sta là. Siamo inefficaci, non riesco a prenderlo. Non ho un tiro pulito. Buona la penetrazione. Beh, ma ti prendo lì, non succede nulla. Anche se è vuoto, me la vuoi dare? Purtroppo così non riusciamo a fare niente. Eh vabbè, dai raga, stava là però. Abbiamo comunque messo buono. Che non riesco ad avere un tiro sul. A casa! Penetrazione sul KV.
Questa vale per 10, vale. Ci siamo un po' ripresi. Là, però non riesco a prenderlo. Non riesco... Quella non la riesco proprio a fare. Non la riesco proprio a fare quella. Fatti vedere di nuovo. Eliminato. Guarda, è ancora operativo, incredibile. È ancora operativo. Ancora operativo. Mi stiamo mettendo un po' nei casini qua come posizionamento, perché non riesco a ad andare avanti come vorrei, perché c'è praticamente di tutto e di più. No, no, non riesco ad andare avanti. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Vabbè, l'hai fatta tu, bravo. Aspetta, aspetta che mi sta sparando. A casa, finalmente. Finalmente a casa. Che brutto quando ti incasini qua. Così è facile, però la visuale del comandante è sempre pericolosa, perché appunto... mettendo la testa fuori. So che sta là. Cavolo, è quel coso. Eliminato. Un altro colpo glielo diamo. Ma c'è qualcos'altro. Va bene, allora. Stiamo recuperando un po' la schifezza che abbiamo fatto all'inizio. No! Oh. Eccolo qua. Ci siamo incastrati. Vabbè, niente. Via. Abbiamo fatto... non dovevo dirlo, e sono caduto. Ma miseria ladra. Miseria. Che errore. Copriamo, dai. Ma volete sparare? L'MP38 è questo, mi sa. Guarda, sono lurido. Con la fiamma. Miseria, esplodi, esplodi. Sì. State nella partita un po' che ci siamo capiti molto bene, eh. Ci siamo capiti molto alla grande. Qualcosa l'abbiamo tirata su comunque. Miglior lanciafiamme. Poca roba. Una terza... no, una seconda posizione di tutto rispetto. Per poco siamo arrivati secondi. 4.044. Il primo molto bravo, 6.163. Però dobbiamo dirci che ha distrutto due veicoli in più. Abbiamo avuto una gestione delle squadre abbastanza buona. Solo 8 perse. Questo qui addirittura solo 3. Evidentemente ha giocato molto... molto difensivo. Tutto sommato non è andata malissimo. Andiamo a sbloccare la Beretta M3842 finalmente. No, perché dobbiamo ricercare la ZK383. Questa cosa effettivamente mi dà un po' di nervi, però, sulla ricerca del Tech Tree. Perché se io volessi, cioè, siamo in era 4, fammi sbloccare, fammela comprare. Devo sbloccare pure quelle di era 1. Non è che non ho sbloccato nulla poi, tra l'altro. Però magari questa qui mi manca, la M1918. Vabbè, dimmi cosa ti devo sbloccare prima, questo? Iniziamo la ricerca, perché fondamentalmente devo arrivare assolutamente all'STG44 per dare un po' di pesantezza totale. Comunque, quello che avete visto, una squadra ingegneri, cosa molto importante, le squadre non le vado a completare del tutto, perché qua per esempio ho 5 soldati su 6, perché comunque vado molto con il riciclo della squadra stessa, quindi mi muore questa squadra, va bene, cambio
e vado avanti con la prossima. Questa squadra piccolina, 4 membri, va più che bene, mi trovo alla grande. L'equipaggiamento dei soldati è molto discutibile, me ne rendo conto, anche se mi sono preso il lusso di mettere lo zaino grande. Il Panther G di per sé è buono, squadra lanciafiamme non delude, squadra poi... Ah, questo qui c'ha la beretta... Abbiamo ancora la beretta BR3, al BR3, quindi per farvi capire anche in che condizioni sto lottando. E poi in ultima analisi, vabbè, il 188 non l'abbiamo utilizzato perché questa mappa specifica è un po' scomodo, anche se nella parte centrale un po' di bombardamento con le 250 di bombe ci poteva stare. Diciamo che per quanto riguarda i tedeschi, tutto sommato non va male la situazione, però devo un attimino rivedere... Serve un armamento almeno di BR4 bello corposo, perché i soldati non hanno attualmente le armi necessarie. L'FG42 ci tiene su, però, con tutti i però del caso. Ragazzi, mi fermo qui, spero che la partita sia stata di vostro intrattenimento. Se fosse così, mi raccomando, un mi piace per supportare il canale del Buon Navy. Iscrivetevi se questi contenuti sono come sempre di vostro interesse. Il video è terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! You don't know that